l'assessore al turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, assessore capitale della cultura 24, giubileo 2025, la Regione sarà a fianco di questo territorio. La possibilità che Monte Sant'Angelo e l'intera destinazione del Gargano hanno intorno a questi due grandi eventi, l'evento di capitale della cultura e il giubileo, rappresentano per questa comunità, per questa destinazione, per il Gargano intero, un grande percorso che può portare all'integrazione dell'offerta turistica, che verte ormai su più prodotti, non soltanto l'offerta balneare legata alla Puglia a cui siamo abituati a pensarla, ma anche un turismo all'aria aperta, un turismo legato all'enogastronomia, un turismo legato soprattutto alla grande capacità di valorizzare i nostri paesaggi e di puntare su un'offerta culturale che è sempre più di qualità. Queste due possibilità, queste due opportunità ci danno la scura per mettere insieme i vari territori, per non disperdere questo spirito e di concretizzarlo in progettualità assolutamente significative che vedono intorno a Monte Sant'Angelo la costruzione di prodotti turistici che sono importanti non solo per la destinazione Monte Sant'Angelo e la destinazione Gargano, ma intanto importanti per la destinazione Puglia e possono arricchire un'offerta che oggi è già molto importante, ma che sì, sicuramente intorno a questo percorso e intorno al sostegno che la Regione Puglia darà a questi territori sarà ancora più significativo.